Ciao a tutti, ben ritrovati su TechChannel. Today ci sta una puntata dell'Attacco dei Giganti che credo sia un oh mio Dio, perché io sono in ritardo come al solito, ma scusate i capelli indecenti e le mollettine da bambina di 5 anni, ma vabbè. Insomma, credo che morirò oggi, quindi procedo alla mia morte. Non dire che chiama. Ora saluti e di per colpa mia adesso. Guarda. Ecco. Agno. Ora devo interrompere la Andrea, e tu dovrei aspettare ancora di più per scalerare, perché adesso devo provare con Chiara e quindi In realtà tra un'oretta lo vedo forse. Non lo so, forse puoi continuare. No, vabbè, mi sentirò male se lo vuoi vedere insieme a me, sì, mi sentirò dai, male proprio 10 minuti. Beh, quindi questa sarà una reaction dell'Attacco dei Giganti con Chiara che non se ne frega niente. Che ogni tanto tu appari nelle mie reaction e non te ne frega un cacchio. Io mi sono fermata ad Attacco dei Giganti a tipo quarto episodio forse. Mi odiano tutti. Non ho continuato a Probabile. vedere. Sì. Ma non ti piace perché? No, mi piaceva, solo che non mi ha preso. Ah. Non è stata quella cosa che cacchio è. Poi me lo vedevo a pranzo quando dovevo mangiare. Vomiti se ti vedi la cosa che a pranzo. E poi mi stavo io là, al liceo andavo e mi sentivo mangiavo se io solo così. Vedevo quello che si staccava la testa, capito, io c'avevo magari la pasta al sugo. No, infatti, sì. Così una. Comunque lei è hobby di ArroX, quindi seguiteci pure su Instagram e seguiteci ovunque. E, cioè, siamo sempre insieme, la crew è apparsa nel nulla anche qua. Insomma, ok. Non siamo nel pieno di un'azione, che non capirai. Perfetto, ma io probabilmente lo capirò molto, però. Questo è proprio passo avanti, time skip prepotente per quanto ti riguarda, perché stanno... Sono adulti. Sì, stanno per chiudere la breccia che si è creata nel primo episodio. Ancora non la chiudevano? No! Madonna. Aspetta, ma questo è un flashback. Oddio, è il flashback di Marco. Marco. Oh, cazzo. Marco. Sì. L'avevi visto Marco che è morto per caso? Mi sa che ora dopo secoli di puntate vedremo com'è morto Marco. Non lo so perché io non sono arrivata quando. No, non l'hai visto. Non l'ho vista praticamente su Giotto. Ok, ecco qua. Povero Marco, capitato nel momento sbagliato. Invece faceva parte di... Madonna, che brutta situazione, povero Marco, mi sta a fare la pena. L'unico che c'aveva un nome italico. Tra l'altro. Non so se era cattivo o no, però... No, Marco no. In teoria sono loro tre i cattivi. Però c'è sempre qualcosa sotto che non è la punta giusta. Il che ti farà dire, ma allora non sono loro i cattivi. Ma tecnicamente i cattivi sono i danni. Sì, loro tecnicamente sì. Povero Marco. Gli hanno tolto il dispositivo così non può scappare. Ovviamente te lo fa proprio vedere, ecco sì, sì, qua. Sì. Non del tutto, però nel manga te lo fanno proprio vedere. Oh mio Dio. Marco.
Wow, cioè non me l'aspettavo, cioè per niente, perché vabbè. Che grandi complimenti. Sì, proprio. Essere sincero, fai cagare. Sì, sì, ok. その調子でいとしの兄のもとまで踏ん張ろうぜ。ああ。だからそんなんじゃ。兄だって絶対絶命の窮地に駆けつける野郎が現れれば王子様だと誤認するはずだ。あと5分。あとお前でもな。Salta ha fatto veramente una specie di complimento. Crista. Che c'entra Crista? Che casino! Ma io lo so che rivedrò sta scena quando saprò tutto e dirò: poverini, oh mio Dio, mi farò i best pianti. Però in questo momento loro sono i cattivi, quindi capisci che... Quindi ci sta. Non dire poverino. Vuoi condividere le tue emozioni su questo contenuto? Ma no, fai una video reaction. Esattamente. Mi basta la reaction. Tanto la grafica è così bella. Lo so. Ops, c'è Rainer. Mezzo morto. Rainer! Cute. Rainer! È senza la faccia, vedi che non lo stanno facendo vedere, ma è palesemente senza faccia. Senza la parte di sopra del cranio. Strano. Si trattengono. Ma come? Perché? Ma che palle, Rainer! Vabbè, ma solo... Cioè, vabbè. Così. Oh mio Dio. Cazzo. Oddio, sono beccava! Ah, gli ha tagliato un orecchio! Io non ho fatto una piega! Gesù. Dai, mi casa. Lei mi sembra sembrata una figa. Sei una figa, sì. Stato un pochino troppo sotto a... A Eren, un pochino azzeccosa, però vabbè. Serio? Sì. Gli andava dietro. Tantissimo. Non sono fratello e sorella, in realtà. Sì, capito. Lo so. Che si quattro puntate tanto. Che vedi. Ah, boh, sì, sicuramente. C'è il flashback di Mikasa. Eccolo. Minchia, che è? Ma non lo so, si è autodistrutto un capo. Che cazzo ha fatto? Quanto è grosso questa esplosione? Tanto. Oddio. Ma non ho capito se si è autodistrutto. Che non credo sia l'esplosione per la trasformazione. Ah no, era oh mio Dio! Okay. Ma che cacchio di ansia! Mica se l'altra volta non ha fatto un'esplosione così. Io. Cazzo. Ma mica è quello dell'inizio. Sì! Oh mio Dio! Ah, quello lì che è... Ma così si chiama? Sì. Che cacchio sta combinando? Puff! Pure! È l'unico che è pure tu comandi! È in grado di... Si è appena fatto la cacca addosso! Sì. È l'unico però in grado di pensare decentemente. Pure! Addirittura! Che carino sto disegnino. È così pacifico. Sì, sì. Scriviamo il barile.
fanno? Ma quindi Angie è morta? Levi? Dov'è Levi? Che sta succedendo? Dove stanno gli altri? Sono solo quattro gatti. Panico. Ah, ok, Levi è vivo. Ok, okay. Levi esiste, meno male, grazie a Dio. Sto facendo. Quello che li conosco, perché conosco da me tanti cosplay. So chi. Madonna, stanno nella merda. Cioè, sono da... Questo da dove esce fuori, poi? Già. Un gigante nuovo. Scimmia. Sì, un gigante scimmia. Che palle! Sono rimasta scioccata anche io. Ma... Però ho urlato di più alla prima puntata, in realtà. Però vabbè, fatto sta che... ancora peggio dell'inizio, ma devo sentire lo spam. Io lo faccio ad Andrea in diretta, gli dico... L'ho vista, il mio amico di giù, mm-hmm. che mi sta aspettando per parlare. Aspetta. Prossima. Probabilmente avrei qualche altra in ballo. Sì, speriamo, perché vederle da sole è triste. Io l'ho sempre vista insieme alla gente, capito? Mm. Io non è che faccio la reaction di My Hero Academy, piuttosto è perché, bellissima. Guarda che Haikyuu è pieno di colpisce. Stava tipo, la palla! Persone che vanno a pallavolo, voi mi capite. E gli anime di sport, mi capite? Perché sono belli. Cioè, sono quella. Cioè, tu capisci l'emozione, l'ansia, gli anime di sport, la prestazione di vita che sentono dentro. Sì. Schifo gli anime di sport. Non mi piacciono proprio. Ti devono piacere. Ah, boh. Allora, ciao. Ci vediamo. Bye bye. No. Ciao, Obi.